sera presentiamo il libro di Chiara Di Sarlo con Chiara Cantorelli. Già dal titolo, Grafite fra le righe, diamanti e matite, suscita la curiosità ovviamente di iniziare a leggere per capire che cosa si può trovare dentro queste pagine. È un prosimetro, e quindi ci sono versi e chiaramente prosa, e sono spunti sulla vita, sul nostro sentire, sui rapporti umani, sulle emozioni, e quindi proprio sull'essere shakespeariano quasi. E ognuno può ritrovarsi in una parte, oppure può fare un collage delle varie spunti che si trovano all'interno del libro, e percorrere proprio il proprio essere, la propria essere persona, con tutte le sue contraddizioni, perché sfortunatamente noi esseri umani siamo, no? Come dicevano i greci, bios, vita non vita, essere non essere, quindi c'è sempre la contraddizione proprio nell'essere umano e le anomalie, però ovviamente anche gli aspetti positivi, quindi la tenerezza, l'amicizia, la sincerità, che è un altro di quei doni che sta scomparendo, e che danno titolo ad alcuni componimenti. È così che va l'emozione, come l'ultimo canto del cigno che dolce chiama la sua meta e sa che è l'ultimo anno che ancora può sperare di rivederla così. Io farei un applauso. Tantissimo nell'amicizia, vi leggo questa dell'amicizia. L'amicizia consiste anche nella possibilità, al confine di toccare, di contatto, di toccare l'altro, con i sentimenti, le parole e l'immaginazione, e di sentire l'altro attraverso lo sguardo, le domande, il condividere una parte della vita. Quindi io vorrei essere scelto in vari momenti. Il tuo come è nato? Sì, il mio è nato strada facendo, nel senso che leggendo e rileggendo tutte le composizioni ne è venuto fuori un'idea, come una specie di flash, e gli ho dato un titolo. E questo titolo è un po' a doppio senso, cioè letto in una certa maniera o in un'altra dà l'idea del contenuto. Una mano sfortunata. E sono le 5 del giorno 6 del 16° anno. Questo giro di poker è andato. Una mano sfortunata con 4 carte uguali. 4 carte uguali. Ho giocato l'asso per chiudere un full di re e regine, ma il mazzo truccato ha restituito un 2 di picche. E i cuori erano finiti. Allora, questo libro che ha una copertina bellissima, come bellissimo il testo, ha una caratteristica di avere questi oggetti un pochino sfumati, non so se voi riuscite a vedere questo effetto ottico. Allora, volevo chiederti come ti è venuto, chi l'ha realizzata e perché l'effetto ottico. Allora, visto che le composizioni sono frutto di una coda onirica, la composizione è fatta con tante cose delle mie passioni, quindi hanno oggetti che hanno rappresentato le mie passioni e hanno rappresentato anche, diciamo, persone che me le hanno prestate. E matita? Quasi tutto, sì, sono regali prestiti. L'arancia perché faceva bello, era un bello arancione, mi piace anche l'arancione, ce l'ho messo in mezzo. Si chiamava poi le biglie? Sì, sono delle candele. Delle candele, guardate. E praticamente facendo la foto da vicino ha sfocato l'obiettivo. Nella copertina c'è scritto, la foto in copertina leggermente sfocata, realizzata da Chiara Di Sarlo, rende il senso di un sogno stropicciato in dissolvenza e i parallelismi degli oggetti sono volutamente voluti, in fase tipica alla Chiara. Realtà e sogno sono una pianta grassa con le sue spine che cresce coltivata con parole e con amore.